Spingi sempre fino in fondo, fai uscire il petto, vi. La cosa che mi piace di più di Vincenzo è la determinazione, un po' in tutto quello che fa, a volte quasi ci esagera. Vuole arrivare ad una cosa, fa di tutto, mette in moto veramente qualsiasi cosa pur di arrivarci. Io l'ho conosciuto che non nuotava e prima che nuotasse era sicuramente più paziente, più dolce, perché lui un po' cerca di farmi un po' di lezioni. Non è che non so nuotare, però cioè, sono un po' una schiappa nello sport a differenza sua. Troppo in un muro. Non so. Non solo nel muro, pure sotto la scaletta. Sta attento. Però l'ho usata come perno, mi sono abitato. Stai contando le bracciate? Quando mi sono trovato così ad allenare Vincenzo, ho dovuto innanzitutto fare tanta gavetta. Quindi ho sempre allenato e sempre fatto solamente nuoto. Quella che è stata con Vincenzo è stata un'avventura totalmente, un salto nel vuoto. Credo che il grosso sia stato anche l'età di Vincenzo. Quindi ho avuto un Vincenzo che, essendo mio coetaneo, mi spiegasse un pochettino tutto. Quando l'ho conosciuto e mi ha detto questa cosa, è ovvio che io sia rimasta un attimo così, però appunto noi ci siamo conosciuti, non è che ci siamo promessi nulla. Lo vedo bello, per me è bello. Cioè non è che lo vedo bello, per me è bello, punto. In generale non vivo l'ansia di questa sua condizione. L'unica cosa uguale è che c'è un corpo in acqua, non si è mai abbattuto. La componente acquatica che lo fa stare bene. Lei per esempio è immobilizzata, cioè sta sulla sedia a rotelle in pratica. Io disse, io ho scelto il nuoto perché è uno dei pochi sport che mi permette, nonostante la mia disabilità, di essere libera. Ha vissuto la disabilità nel modo migliore, si è adattato alla sua disabilità, è riuscito a condividerci anche le cose quotidiane. E ad oggi ci scherza di continuo. Anche l'acqua comunque ha una densità specifica che appunto ti porta a muoverti in modo diverso rispetto a camminare. Si è iniziato ad allenare senza alcuna pretesa, senza porsi degli obiettivi determinati, però poi invece piano piano insomma è scattata la passione in lui. Credo che Vincenzo sia riuscito a trovare il giusto canale per trarre forza dalla sua disabilità. È veramente un pesciolino, si sente proprio a suo agio in quell'ambiente. Thank you.
calmo del mare è qualcosa che bisognerebbe dare come prescrizione medica. Cioè, forse la cosa che accuso di più è non potermi tuffare a mare tutto l'anno. Forse anche questo è uno dei motivi per cui il nuoto è la mia passione, sentire il bagnato addosso, sentire l'acqua. Io sono abituato tutti i giorni all'odore del cloro, provare alcune bracciate a mare mi dà proprio un senso di libertà e di spensieratezza. Stare a mare vuol dire essere liberi. Non è normale, signora! Vincenzo come fidanzato. Diciamo che dovrei dividere le due cose. Prima del nuoto e dopo il nuoto. Ah no, stavo qua il tuo motorino. Ma qua? Ci stai su borsa un po' che... Ma sotto gara è insopportabile, mamma mia. Vabbè. Potrei dire che mi ricordo un delfino, però un delfino molto dispettoso sicuramente. Molto fastidioso. I ritardi. Ragazzi, Vincenzo è veramente... Io non so Giussi come faccia. E dopo però la... Cioè, diciamo che comunque è cambiato un poco. Ti vedo, idiota. Mi ha dato lui la possibilità di condividerci un sogno. Quindi il sogno era il suo. Io l'ho aiutato solamente a portarlo avanti, insomma. Poi vabbè, non parliamo di Rio, che veramente cioè proprio l'ansia. Lo spingevo io nell'acqua praticamente. La smetti? Sunshine, I can feel it when she's gone. I can feel